Benvenuti nella seconda puntata di Natale da Mr. Scrooge. Io sono Very Dark Princess e in questo episodio vi parlerò di un film molto particolare. Sto parlando di Violent Night con David Harbour, la star di Stranger Things. Vediamo perché è un film antinatalizio e perché potrebbe piacere a Mr. Scrooge. Violent Night è un action movie natalizio firmato da Tommy Virgola, con David Harbour nei panni di Santa Claus. È uscito in sala giovedì 1 dicembre e ha avuto un grande successo sia da parte del pubblico che da parte della critica. Oltre al noto cop hopper di Stranger Things, nella pellicola figura anche una Beverly D'Angelo che interpreta una nonna ricca e aziendalista. In questo film, un Babbo Natale disilluso nei confronti dell'umanità riscopre lo spirito del Natale dopo essersi vendicato di un manipolo di ladri che hanno messo a repentaglio la vita di una bambina, Trudy. Trudy è nella lista dei buoni e quindi Babbo Natale decide di aiutarla. La bambina ha un solo desiderio per Natale: rivedere insieme i suoi genitori, che ora sono separati. Suo padre, Jason Lightstone, proviene da una famiglia dell'alta borghesia americana, a capo della quale regna la madre di lui, Gertrude, interpretata appunto da Beverly D'Angelo. Per via della subordinazione alla mater familias, Jason ha messo da parte l'affetto per la moglie Linda e le loro strade si sono divise, anche se decidono di passare insieme il Natale, per la felicità di Trudy, ovviamente. C'è poi Alva, sorella di Jason, da sempre in lotta col fratello per ottenere i favoritismi della madre. Suo figlio Bertrude è un ragazzino viziato che passa il Natale a vantarsi sui social per essere un blessed guy. Infine c'è Morgan, il compagno di Alva, un aspirante attore in cerca di un ingaggio. La tranquillità precaria della famiglia, riunita per il Natale, viene interrotta dall'intrusione nella villa di una banda di ladri, capeggiata da Ben, aka Mr. Scrooge, interpretato da John Leguizamo. Nel frattempo, Santa Claus, ovvero il nostro cop hopper, è entrato dal camino per portare il suo regalo a Trudy. Si imbatte però in uno dei criminali della banda di Ben e ha uno scontro con questi, che finisce infilzato come un kebab su una stalattite di ghiaccio. Babbo Natale allora si allontana a piedi, dato che è stato abbandonato dalle sue renne, ma dalla finestra scorge il viso triste di Trudy. È proprio allora che capisce di dover fare solo una cosa: accettare la sua missione, perché quella bambina è nella lista dei buoni e lui la deve salvare. Così, per farlo, Santa Claus cura la ferita che si è procurato a seguito dello scontro e riprende lo spirito battagliero dell'uomo che è stato 1000 anni prima, un guerriero terribile. Infatti, questa storia ci parla di un Babbo Natale con una backstory molto particolare. In pratica, prima di essere Babbo Natale, il nostro David Harbour era un guerriero nordico, molto feroce. Adesso, invece, non lo sembrerebbe, ma piano piano recupera quello spirito di un tempo e inizia così a scontrarsi mano a mano con i cattivi che si sono impadroniti della villa e diventa invincibile quando ritrova la sua antica arma, un enorme martello con cui all'epoca stendeva 3 teste in un solo colpo. Il villain di questa storia, Ben,
è però un uomo spietato con un passato da bambino infelice e non sarà un facile avversario. Il loro scontro finale si esaurirà in un corpo a corpo violento, dove nessuno dei due si risparmierà. Questo film crea un effetto nostalgia perché presenta degli elementi che richiamano i primi anni 90. Tra questi l'uso del walkie-talkie che viene regalato a Trudy, con il quale la bambina entrerà in contatto con Babbo Natale. E poi la citazione a Mamma ho perso l'aereo che apre il film, come una promessa di stile. Anche per questo aspetto, Violent Night richiama gli anni 90 attraverso una fotografia naturale e un uso moderato degli effetti speciali, che non risultano mai eccessivi. Forse grazie alla bravura di Harbour e Leguizamo e degli stuntmen, non ce n'è stato bisogno. Infine, la linea narrativa del desiderio di Trudy di rivedere assieme i suoi genitori richiama molte commedie, anche natalizie in stile anni 90. Ma questo non è sempre un bene. Se da un lato il film è sovversivo nel rappresentare un Santa Claus in stile John Wick, dall'altro l'uso di schemi già visti rischia di non sorprendere come dovrebbe. Al di là quindi della ripetitività di alcuni schemi narrativi troppo legati a un sentimentalismo old school che non piace a me e non piace a Mr. Scrooge, questo film diverte, grazie alla rappresentazione di una famiglia di parenti serpenti all'americana e soprattutto intrattiene per le scene più action affidate ad Harbour e Leguizamo. Non solo, l'originalità sta anche nell'aver dato una caratterizzazione forte all'eroe della storia, Santa Claus, e anche al suo avversario, Mr. Scrooge. Inoltre, l'accenno alla backstory di Babbo Natale semina degli interrogativi, oppure chiamiamole anche semplici curiosità, che fanno sperare in un sequel. Io vi saluto e mi raccomando, seguite il mio podcast Natale da Mr. Scrooge, se anche voi come lui e come me odiate il Natale.